Ridatemi una mano ad avere ciò che era mio. Ancora manca per arrivare dove eravamo prima. Manca ancora un bel po'. Quindi vi invito, qualora vi facesse piacere, ad iscrivervi al canale degli esonerati ed attivare la campanellina. Allora, innanzitutto, io, anche per rispetto dei ragazzi che lavorano dietro a. Al discorso all'argomento della nuova proprietà quindi io mi dispiace dirlo però ragazzi non facciamo minestroni ascoltate bene chi vi dice determinate cose perché poi qualcuno le strumentalizza perché gli fa comodo strumentalizzarle e butta tutto in un calderone quindi io voglio bene a questi ragazzi eh, che parlano della nuova proprietà non ho, non ho problemi come voglio bene, anche altri canali, a Divix eh, e altri canali, ci sono altri canali con cui io mi sento, lo stesso Fabio Bergomi, che saluto, che è stato un onore essere invitato più volte da Fabio Bergomi. E purtroppo non ero mai riuscito ad andarci. Quindi io non ho problemi con nessuno tranne che con qualcuno che non si merita il mio e il nostro rispetto. Ma non facciamo minestroni, non facciamo minestroni. Rimaniamo concentrati su quello che ogni canale dice. È giusto prendersi le responsabilità a livello che viene detto, ma non è giusto sentire dire, e anche gli esonerati hanno detto, ma no, gli esonerati non hanno detto, l hanno detto altri canali, non l'hanno detto gli esonerati. Spero di essere stato chiaro. Non facciamo minestroni perché vengono strumentalizzati. Chiuso Per quello che poi riguarda il discorso di Zang che ormai per come la vedo io si sta nascondendo dietro a un dito, no? Quando lui ti dice che non vende, si sta nascondendo dietro a un dito, ma il problema qual è? Il problema è che un giornale stimatissimo stamattina crea panico, crea caos. Caos verso oh, i tifosi interisti che ormai eh, non ne possono più di questo presidente, non ne possono più di questa situazione, il tifoso interista è già proiettato a gennaio verso l'ennesimo mercato con il piattino in mano a zero, pensando a Zang, ovviamente. Quindi, con tutto rispetto per il Sole 24 Ore, io sono eh, anche un lettore del Sole 24 Ore. Stamattina viene detto che Zang è presidente Suning.com bisogna ricordare al Sole 24 ore che Zhang non è più presidente di Suning.com ma è un certo Ming Jin andate a controllare allora se un giornale serio affidabile con le contro bols come il Sole 24 ore mi dice che il presidente di Suning.com è Zhang io ragazzi sto perdendo totalmente fiducia per quello che riguardano poi dopo le varie testate giornalistiche e soprattutto di alta finanza che comunque parlano dell'Inter, che erano le uniche attendibili. Non è più Zang, il presidente di Sunic.com, ma è Min gin, Inoltre, quando io sento dire che addirittura, e ve lo leggo, Zang starebbe provando in tutti i modi a cercare strade alternative per guadagnare tempo e non separarsi dall'Inter. Allora, guadagnare tempo con una società che perde 15 milioni al mese, che non può fare ricapitalizzazioni, cosa vuol dire guadagnare tempo? Vogliamo arrivare al miliardo di euro di debito? Perché di questo passo ci arriveremo, no? Ci arriveremo ad un miliardo di euro di debito. Eh per non separarsi dall'Inter. Negli ultimi giorni sarebbero iniziati alcuni sondaggi per valutare la possibilità di rifinanziare il debito concesso da Oktri. Non può rifinanziare nulla. Perché le garanzie per il prestito di Oktri le ha date l'Inter, non le ha date Zhang. Zhang non può più garantire nulla. Non ha garanzie da dare a nessuno. Ma cosa state dicendo? Ma cosa state dicendo? Ma poi ce n'è una spettacolare che ve la voglio leggere. Praticamente loro dicono ci potrebbe essere un altro fondo che presterebbe i soldi a Zang come garanzia per Optria. <ride> Ho perso le speranze, ragazzi. Ho perso le speranze. Ho visto su Twitter: si è scatenato un po' di ferro. Gli stanno dicendo: Ma che cavolo! Ma, ma cosa avete bevuto stamattina? Ma cosa state dicendo di finanziare il bond? Poi un altro bond che garantirebbe, altri... <ride> ma non c'era. quattro Due diligence. Ora cosa fa? Zang vuole rimanere raddoppia ancora la società che ha 900 milioni di debiti. Ha finito tutti i soldi del prezzo di Ocri. sono rimasti 50 milioni per gli stipendi di un paio di mesi. Ma di cosa state ragionando? Zanghi presidente di Sunghi.com Sveglia! Sveglia! Cosa raccontate alle persone? Mi stanno infamando su Twitter! Cosa raccontate alla gente? Cosa diavolo state raccontando alle persone? Ma siamo matti, con quali garanzie Zang va a rifinanziare poi un bond che non si può rifinanziare gli interessi? Li paga tutti in fondo o subentra una nuova so proprietà che lo toglie di mezzo il prestito? Zang deve aspettare la fine, ma poi ridiscutere con quali garanzie? Con quelle di Topolino, cosa state dicendo? Cosa state farneticando? Siamo matti. Siamo matti con tutti i problemi che ha Zang. Siamo, ma perché dite queste cose? Poi questo lo approfondiamo, se no mi ci arrabbio su queste cose qui. Perché ormai, ormai ci hanno preso tutti per scemi, secondo me. Oppure qui veramente ci hanno detto, a, gatto, a questi peoroni buttiamogliela là, magari se la bevano. Non lo so perché vengano dette queste cose qui. Io ho diritto di replica. Io ho diritto di replica. Come fai a scrivere queste cose? Perché te le smonto in 5 minuti io? Pensa a Effenberg o, que o quegli altri ragazzi. Numeri alla mano, cosa state dicendo? Ma dove stiamo arrivando, ragazzi? Fammi parlare di 5 minuti di calcio. Per quello che riguarda poi l'andamento della squadra. Diciamo, è una nota positiva che molti sottovalutano, è che questa squadra non è più Brozovic dipendente. Anche perché, per come la vedo io, per come la vede anche il mio amico Nico, che sta studiando da Nigesman, da quando si è fatto male, Brozovic deve essere titolare. Brozovic, stai calmo. Non ti sto dicendo che lo devi mettere a sedere, stai calmo, non ti agitare. Ma da quando Brozo si è fatto male, e lì ci hanno messo Cialanoglu, le squadre avversarie hanno perso punto di riferimento. Poi Brozo ti dà qualcosa di più. No? delle palle sporche ti dà qualcosa di più sui contrasti anche se c'è la quando contrasta si dà da fare ma hanno perso punti di riferimento anche lo vedi anche come portare il pressing le squadre avversarie durano più fatica nel portarlo no nel pressarti questa squadra ha imparato a giocare senza Brozovic sicuramente mikie Gente che dà del tuo pallone anche a 33-34 anni, gente comunque a fine carriera. Ma serve gente al centrocampo che ti dia del tuo pallone, soprattutto per il fraseggio che vuole fare Inzaghi. Serve gente che, capito, quando ha la palla non gli deve scottare. Non ti serve Gagliatini, ho tutto rispetto per i ragazzi, ti serve gente che il pallone lo mangia a colazione. Motivo per cui con Michitarian non è il cialanoglu dell'anno scorso quando lo prova play e fa ridere e merito anche di Mkhitaryan se ce l'ha Noglu ti sta regalando queste prestazioni da play quindi già siamo un bel passo avanti per il discorso di Lukaku ormai è diventata cioè, una telenovela non si sa, fa il mondiale, non fa il mondiale cosa ci sei andato a fare in Belgio però Romelu? fammi capire anche te cosa ci sei andato a fare in Belgio? la cicatrice bisogna capire non mi piace questa situazione. Non mi piace questa situazione di Lukaku. A me non piace. Anche perché poi ora siamo a novembre. Occhio. Occhio alla partita di Torino. Te lo ripeto: occhio. Non pensare di andare lì a fare una passeggiata. Gli manca quello. Gli manca Paredes. Occhio. 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 Io te lo dico subito: occhio alla partita con quei gobacci maledetti. Occhio perché non sarà semplice non sarà una partita semplice e io non ti dico che quella partita lì decide tutto ma quella partita lì secondo me domenica sera decide un bel pezzo di campionato perché se disgraziatamente viene fuori un risultato negativo e davanti vincono il vantaggio incomincia ad essere importante giallo è ora a maggior ragione lo sarebbe dopo siamo sempre vinti sempre un tra avanti ti serve un centravanti che ti dia profondità. Ti serve uno che, che quando passa una palla nelle partite sporche, te la butti dentro e non ce l'hai. C'è Lautaro Martinez, sperando che innanzitutto Lautaro Martinez, no, quando dorme, va messo sotto asceto. Altro è sotto una polla di ristallo, va preservato sotto asceto. Perché se disgraziatamente succede qualcosa a Lautaro, te. Con Zang ti ritrovi con, con Fetto Falqui, detto il ballerino Correa, e con Geo 37 anni. Hai capito come siamo messi? Perché se viva non c'entra avanti, ovviamente non ci sono soldi. Lukaku voleva tornare all'Inter, a Cezzi non gli pareva il vero di rivalutare un giocatore. Per amor di Dio, io ero combattuto sul ritorno di Lukaku ma mai, mai sarei andato a pensare che questo ragazzo avesse tutti questi problemi fisici. Perché cominciano ad essere troppi, ovviamente te non hai 40, 50 milioni per andarti a comprare un centramanti, No, te devi cercare le operazioni che ti prestano e non ti riprestano, che ti prestano quello e ti ha prestato quell'altro, come i soldi che hai preso dalla Champions, te li sei fumati tutti per gli interessi. E io sento parlare ancora ad oggi di finanziamenti. Fate ridere, fate ridere. Fate ridere i soldi della Champions. Tutti in interessi sono andati. I debiti crescono giorno per giorno, sempre di più. E oggi sento di parlare di finanziamento sul rifinanziamento. Ma come avete tirato fuori voi due settimane fa? Che c'era la due diligence, che c'era la banca americana incaricata di trovare. Ora tirate fuori i finanziamenti. Ragazzi, ma siamo matti qui. Siamo matti ricordandovi di iscrivervi al canale questo video lo voglio chiudere qui ciao inter cosa è la macchina?